mercato chiede sempre più SUV, ma se volete un'auto magari meno appariscente o dalle dimensioni più compatte senza rinunciare a spazio a bordo, ci sono anche le station wagon come la Skoda Octavia, che è il modello più venduto in Europa dal 2014. E quali sono le ragioni del suo successo? Beh, delle dimensioni che la rendono adatta anche a una famiglia e come unica auto da usare pure in città. Tanto spazio a bordo sia per i passeggeri posteriori, un bagagliaio molto capiente ai vertici della propria categoria. Noi siamo venuti qui oggi a provare la sua gamma, molto articolata, in grado di soddisfare le esigenze di tutti i guidatori, con potenze da 90 a 245 cavalli della versione sportiva RS e alimentazioni benzina, metano e diesel. Senza dimenticare la versione Scout, che strizza l'occhio al mondo del fuoristrada. Lo spazio a bordo in relazione ai 4,67 metri di lunghezza dell'auto è davvero notevole. Dietro stanno comodi anche due giocatori di basket e il bagagliaio è dir poco immenso. Non solo. Ci sono tanti accessori pratici come vasca impermeabile oppure la mensola sotto la cappelliera. Se le finiture e materiali utilizzati non sono ancora a livello delle migliori cugine Volkswagen, poco ci manca. L'abitacolo è robusto e piuttosto lezioso, con una plancia dal design moderno e plastiche piacevoli al tatto. Adesso ci sono anche i fari full LED, il navigatore satellitare con schermo touch fino a 9,2 pollici, hotspot per il Wi-Fi e servizi come il Care Connect, che permette di inviare chiamate d'emergenza e controllare in remoto diversi parametri dell'auto. Un'auto matura, la Skoda Octavia Wagon, che convince nelle sue diverse declinazioni. Parsimoniosa con il 1.6 turbo diesel, brillante macina a chilometri col 2.000 TDI da 150 cavalli, ecologica col 1.4 a metano, eppure graffiante con le versioni RS. Per la nostra prova ci siamo messi al volante della 1.6 TDI da 115 cavalli, la scelta più gettonata in Italia. Un motore che offre un buon equilibrio tra prestazioni e consumi e può essere abbinato al comodo cambio robotizzato di SG. Per chi viaggia spesso a pieno carico o cerca più brio, consigliamo la 2000 TDI da 150 cavalli, disponibile anche con la trazione integrale. Ma in questo caso vale forse la pena di considerare la versione RS con il turbo diesel da 184 cavalli. Oltre ad avere ancora più spunto, ha un assetto ribassato, taratura specifica dello sterzo e freni più potenti, che la rendono davvero gratificante da guidare anche tra le curve.